in capolista non è in gran salute, ma la determinazione, la grinta e soprattutto la classe di Franco Baresi riescono a portare via un punto dallo Stadio Olimpico, un punto che significa primato solitario. Il ritmo in campo non è certo proibitivo, le azioni però si susseguono da una parte e dall'altra senza pause. Per i portieri Fiori e Pazzagli comunque non è certo un pomeriggio di riposo. I rossoneri sono in formazione tipo, con molti titolari ancora non al meglio della condizione, Ruud Gullit che gioca con classe ma senza troppa continuità. I biancazzurri invece cominciano a vedere qualche nota lieta dalla migliorata intesa dei due attaccanti Rubens Sosa e Riedel. Nella ripresa Maldini lascia il posto a Costa Curta, più tardi Gaudenzi rileverà Massaro. Dopo 9 minuti la Lazio va in gol grazie al primo tiro di Pin e alla ripresa decisiva del campione del mondo Riedel. Le proteste dei milanisti naturalmente riguardano la posizione dell'attaccante tedesco. Passata in vantaggio la Lazio cerca di non chiudersi troppo nella sua metà campo, ma la pressione del Milan si fa sempre più insistente. Il nuovo entrato Gaudenzi diventa così la spina nel fianco laziale e di conseguenza la carta vincente di Arrigo Sacchi. Il pareggio arriva a tempo quasi scaduto, complice una leggerezza di Sergio che dà via libera al biondo milanista. Poi Evani sceglie la maniera più difficile per segnare il gol più bello. Lo Zoff, speravamo che oggi ci potesse fare un sorriso, invece un po' da recriminare. Il sorriso ve lo faccio lo stesso, certamente brucia pareggiare una partita al 90esimo, anche se poi magari ci stava il pareggio, però al 90esimo brucia un pochettino. Alla fine della partita l'abbiamo vista imprecare, contro la sfortuna o contro qualcuno? Ma la sfortuna c'è, non c'è, certamente c'è stata qualche ingenuità, ma era più che altro per aver pareggiato al 90esimo. Beh, direi che è un pareggio che ci premia una squadra che ha carattere, una squadra che ha volontà, una squadra che ha dei giocatori bravi, una squadra che non è ancora al meglio come condizione psicofisica, però una squadra che già direi è sufficiente. Il Milan sta meritando di essere in testa alla classifica? Ma io credo che questa domanda lei non la debba fare a me, la debba fare agli altri. Senta, nei singoli c'è qualcuno sottotono, qualcuno si sta impegnando, lei ha detto, però c'è qualcosa ancora che non l'accontenta. Beh, noi sappiamo che non siamo ancora al meglio, però abbiamo una grande qualità, che è questa di, oltre avere dei bravi giocatori, abbiamo anche un elevato senso autocritico, quindi questo credo ci aiuterà per il futuro. Erano già pronti tutti gli articoli sul fatto che Zoff vince sempre contro di lei, invece? Invece non abbiamo solo pareggiato. Gregucci, c'è un po' da recriminare su questo 1-1? Beh, sicuramente così, pareggiare all'ultimo minuto ci lascia tanto amaro in bocca. Noi abbiamo disputato una buona gara, come anche a mio avviso quella di Lecce. Oggi potevamo veramente fare un grossissimo risultato, purtroppo ahimè l'ultimo minuto siamo stati così condannati da una grandissima squadra, quella che è il Milan, che era in testa prima di arrivare a Roma e ha dimostrato di essere grande squadra. Milan di carattere, gran gol di Vani allo scadere, però i rossoneri hanno ancora qualcosa che non va, secondo Vani? Sì, sicuramente non siamo ancora al meglio della condizione, lo sapevamo anche prima di questa partita e temavamo appunto la Lazio perché ha tutti i giocatori molto rapidi e noi non siamo ancora nella condizione di poter fare il pressing che è la nostra arma migliore. Segnare a tempo scaduto vuol dire avere fortuna o avere carattere? Un po', è logico che ci vuole un pizzico di fortuna, però vuol dire anche che la squadra non molla mai.